Solo arance per 1.008 giorni, ha mangiato questa signora. Ne è uscita come se avesse 20 anni in meno. I fuochi digestivi, se questi fuochi devono bruciare più efficacemente, la frutta è sicuramente la cosa migliore. La frutta può fare cose miracolose al corpo. Si può diventare molto, molto vivi e attivi. Il tuo cervello funziona meglio, ecologicamente è la cosa più sensata da fare. Sadhguru, hai detto che la nostra situazione psicologica può essere influenzata da ciò che mangiamo. La scienza medica dice che frutta e verdura promuovono il benessere psicologico. C'è un qualche valore in questo? È una dieta prevalentemente a base di sola frutta? È solo per qualcuno che fa un certo tipo di sadhana? O va bene anche per persone in situazioni regolari che implicano il lavoro, famiglia o molta attività fisica? Per ogni macchina o ogni tipo di carburante che usiamo, l'efficacia del carburante è essenzialmente quanto facilmente brucia. Perché il tipo di carburante che usi per le automobili è una cosa. Quello che usi nei trattori è in un modo, quello che usi in un'auto veloce è in un altro modo, quello che usi in un aereo è in un altro modo. Essenzialmente, quanto facilmente brucia? Hai visto nella tua stazione di servizio i livelli di ottano? 87, 89, 90, 91, 93, 96. Quando andavamo in moto pagavamo il triplo e compravamo 100 ottani. Perché mettendo 100 ottani improvvisamente la moto funziona come le altre non possono. Quindi sai benissimo che il cibo più facilmente digeribile è la frutta. Digestione significa jataragni, i fuochi digestivi, come sono conosciuti. Se questi fuochi devono bruciare più efficacemente, la frutta è sicuramente la cosa migliore. Solo le persone a cui piace l'inerzia, cioè a cui piace che una parte di sé sia morta, non pensare che sia uno scherzo, molte persone lo fanno. A molte persone piace la letargia e l'inerzia, sfortunatamente, il che significa che in qualche modo la vita non le ha toccate. Quindi dormire, intossicarsi, mangiare troppo e semplicemente stare lì sdraiati sembra meglio che essere vivi, attivi e dinamici nella propria vita. Solo per una persona così la frutta potrebbe essere un problema, perché ti manterrà vigile e sveglio, non ti mantiene intossicato, a meno che non fermenti ovviamente. Ha anche quella qualità, devi solo aspettare. Si può conoscere un estremo senso di gioia, intossicazione, un profondo piacere, anche tramite livelli amplificati di consapevolezza. Ma ora la domanda è: posso essere normale e mangiare frutta o posso mangiare frutta ed essere comunque normale? Sai, anche Adamo ha iniziato con un frutto. Quindi, quando diciamo frutta, dobbiamo capire che la frutta è un aspetto che la natura stessa intende essere cibo, nel senso che la maggioranza della frutta che trovi, diciamo un mango o una mela, essendo il mese di maggio mi rifiuto di parlare di mele, parlerò di mango. Il seme è la parte importante del mango.
La polpa è solo un'attrazione, è un'esca affinché gli animali e gli uccelli la cerchino e portino il seme da qualche parte lontano e lo lascino cadere. Penso che per questa domanda la semplice risposta sta nella tua pratica generale della vita stessa. Supponi che tu sia malato in un ospedale. Diciamo che sei in un letto d'ospedale. Nessuno ti porta pollo biryani, non è così? Porteranno frutta. Perché persino i tuoi amici e parenti capiscono che... Ok, stavi mangiando tutto questo, ti sei ammalato. Almeno ora mangi sensatamente. Questo è il messaggio. Quindi, la frutta può fare cose miracolose al corpo. Un consumo sufficiente di frutta può fare grandi cose al sistema. Uno può sentirsi molto, molto vivo e attivo, indipendentemente dal tuo stile di vita. Ma se stai facendo un tipo di lavoro molto umile, diciamo che scavi all'aperto ogni giorno, fisicamente, non con una macchina, ma scavi fisicamente e fai un lavoro molto duro, allora potresti trovare che ogni 2 ore ti viene fame a causa della frutta. Perché puoi mangiare solo una certa quantità, ma viene digerita così rapidamente che potresti sentirti a stomaco vuoto. Fino a quando non arrivi a un certo livello di consapevolezza, dove sei in grado di essere a stomaco vuoto e comunque essere energico. Perché la fame riguarda l'esaurimento dell'energia, è come se esaurissi le batterie, ecco perché hai bisogno di mangiare. Ma oggi molte persone, o la maggioranza direi, quando sentono un po' di vuoto nello stomaco hanno voglia di mangiare. Per uscire da questo serve un po' di consapevolezza, che sei a stomaco vuoto tuttavia stai bene, perché sei energico. Quando l'energia inizia a calare, mangi. Se segui una dieta totalmente a base di frutta, potresti dover dedicare un po' più di tempo all'ora di pranzo e mangiare lentamente, in modo da ingerire sufficiente frutta. Perché con poca frutta ti sentirai pieno, perché generalmente è dolce. Quindi si deve aspettare e mangiare lentamente. C'è anche un orologio biologico dentro di noi. Diciamo che il tuo pasto normale, il pasto cotto, impiegavi 10-12 minuti per mangiarlo. Anche se mangi frutta, quando raggiungi i 10-12 minuti il tuo corpo dice che hai mangiato abbastanza. Quindi devi mangiare consapevolmente di più. Perché ti cronometra, non guarda se sei pieno, ti cronometra e basta. Quando quei 10-12 minuti sono passati ti senti pieno. Si deve superare questo e consumare abbastanza. Ma se fai una dieta solamente a base di frutta e fisicamente sei molto attivo, è importante che forse porti 3 pasti nella tua giornata. E la maggioranza di voi magari lo sta già facendo. 3 volte al giorno. Se dormi 6 ore, 8 ore o altro, per le restanti ore, dalle 16 alle 18 ore, mangiare 3 volte è più che sufficiente se stai mangiando frutta. Ma lo stomaco si sentirà vuoto entro 2 ore. Quindi devi abituarti a resistere con energia elevata, ma stomaco vuoto. Questo è il momento in cui il tuo cervello funziona al meglio, come essere umano funzioni al meglio, ti farà bene. Se vuoi usare il potere del tuo cervello e anche l'attività fisica, funzionerà perfettamente bene. Ma la frutta che prendi oggi nel mercato, non sappiamo di cosa è piena. Questo è un po' un problema, perché ho notato chiaramente questo. Il tipo di frutta di campagna che mangiavamo quando eravamo giovani e la frutta coltivata oggi in azienda che ci giunge, anche in India, è tutta un'altra questione, anche in India, non è più la stessa. È molto più grande, più rotonda, più bella da vedere. Ma questo è come il Botox. Non funziona. Posso chiaramente sentire che non è lo stesso livello di forza e vitalità, semplicemente perché è fatta per il mercato, non per l'uomo.
Questa frutta è essenzialmente fatta per il mercato. Non significa che sia totalmente spazzatura. Non ha gli stessi nutrienti che aveva una volta, quindi potremmo doverla fortificare con una certa quantità di altro cibo. Dobbiamo verificare e vedere a che tipo di frutta sei esposto. Stagionalmente c'è una varietà di frutta. È davvero incredibile che il tipo di frutta che la terra produce in un dato momento sia la più adatta per il sistema. Ci sono molti studi a riguardo. Come per le stagioni, in cui fa freddo, quando fa caldo, quando l'umidità è molto alta, il giusto tipo di frutta cresce dalla terra, se mangi in quella zona. Ma ora mangi frutta che proviene dalla Nuova Zelanda? Questa è un'altra faccenda. Se mangi dalla terra intorno a te, vedrai, il giusto tipo di frutta ti arriva nella giusta stagione. È la cosa migliore da mangiare in quel momento. Soprattutto, ecologicamente, è un modo molto sensato di mangiare. Al momento stiamo lanciando una campagna che tutti dovrebbero passare almeno al 30% di frutta. Cioè, almeno il 30% della tua dieta dovrebbe diventare frutta. Perché se il 30% del tuo cibo proviene dagli alberi, non dalla terra arata e raccolti, ecologicamente farà un'enorme differenza per il mondo. E se cerchi di passare da un consumo pesante di carne alla frutta, potresti trovare che è come se non avessi mangiato nulla. Perché sei abituato ad essere tirato giù verso la terra, mangiando cibo molto pesante. Voglio che tu capisca questo. Comunque verrai tirato giù verso la terra, questa è la natura, ok? Ma ora ciò che si chiama vita è che saltiamo fuori come se non fossimo di qua. Che vogliamo in modo tale che non sembri che siamo fatti di terra. Anche l'uccello che si innalza è fatto di terra, ma quando si innalza lassù non sembra terra. Ogni vita, quando salta fuori, non dovrebbe assomigliare alla terra, ma siamo della terra. Però, se vogliamo alzarci, il carburante che consumiamo, il carburante che mettiamo dentro questo sistema, deve essere quello che brucia velocemente e molto facilmente infiammabile. Ciò che è facilmente infiammabile è il cibo migliore. Nel nostro stomaco, senza dubbio, la frutta è ciò che brucia più velocemente. Questo significa meno quantità di residui, minor carico sul sistema, minor quantità di stress nel sistema. Decisamente farà un'enorme differenza. Ho conosciuto qualcuno che ha passato 1.008 giorni con un solo frutto. Questa persona andava avanti ad arance. Solo arance per 1.008 giorni, ha mangiato questa signora. Era piena di disturbi quando ha iniziato. Era diabetica, pressione alta e non so. Mi hanno detto una lista di problemi che aveva. Tiroide, problemi alla tiroide molto seri, sovrappeso. In 1.008 giorni ne è uscita come se fosse 20 anni più giovane e piena di vitalità. Tutti i disturbi spariti, totalmente. Questa è una persona, sto dicendo. Per favore non mangiate solo arance, finiremo le arance o almeno trasferitevi in Florida. Sì, la frutta farà una differenza meravigliosa, specialmente nel mondo di oggi. È molto importante. Perché valutiamo un essere umano, nell'ambito di lavoro, dico, valutiamo un essere umano per le sue capacità cerebrali, non per le sue capacità muscolari. A meno che non parliamo di assurdità di wrestling, ok? Per questo la frutta farà sicuramente un'enorme differenza, ed ecologicamente è la cosa più sensata da fare. Tra frutta e carne, affinché una persona sopravviva, diciamo che devi sopravvivere solo con la carne, il calcolo approssimativo è: avremo bisogno di 15.000 litri di acqua per produrre carne, per una persona, per un anno. Se segui una dieta a base di frutta, avremo bisogno di 300 litri d'acqua. Dovresti. Tutti i fiumi potranno scorrere di nuovo.